sulla tossicodipendenza come malattia? Oggi anche i medici hanno capito che le tossicodipendenze sono una malattia del cervello, una malattia cronica recidivante, vuol dire una malattia più lunga di quanto pensino coloro che per esempio hanno pianificato che con l'Urod si cura in 24 ore o 12 ore. È una malattia cronica recidivante, vuol dire che dura molto e facilmente il tossicodipendente ricade in tentazione. Però dobbiamo anche dire che una malattia del cervello vuol dire anche una malattia con interazioni sociali, e allora dobbiamo intervenire non solo nel dare dei farmaci, ma intervenire nel tossicodipendente come uomo. Il tossicodipendente è anche un uomo che ha una famiglia, a volte non ce l'ha, ha un ambiente che lo porta a ricadere in tentazione. Quindi l'intervento deve essere, si dice, biopsicosociale. Io direi tutte queste tre parole hanno un significato quando chi le pronuncia sa quello che dice. Professore, che ne pensa di quelle organizzazioni che non hanno le cure mediche per la tossicodipendenza? Le organizzazioni, bisogna che chi fa una determinata attività dal punto di vista medico o sociale abbia anche la consapevolezza che deve dimostrare ciò che fa, e allora significa verificare: tu che dici di salvare, si usa così, un tossicodipendente, lo devi dimostrare, ma non in maniera aneddotica o autocelebrativa. Io ne curo non so quanti. No, fammi vedere se è vero. In altri termini, fortunatamente oggi la scienza si è mossa molto in avanti nel settore delle tossicodipendenze. Oggi, come probabilmente sapete, anche nell'alcolismo, che è la peggiore delle tossicodipendenze, la cura medica non è più punitiva, quella che si chiamava disulfiram o antabuse, che voleva dire punire chi disobbedisce. Io medico ti dico non bere, se berrai te ne pentirai. Il farmaco era improntato ad una ideologia moralistica. Ecco, malattia del cervello non vuol dire una cosa brutta, vuol dire riconoscere che effettivamente dentro il nostro cervello la droga o le droghe hanno modificato il nostro modo di pensare, le nostre emozioni, la nostra volontà. Professore, alla prossima volta, tanto sì. Siamo sempre su...
realizzato dal pittore Riccardo Benelli sulla tossicodipendenza come malattia. Beh, oggi anche i medici oggi hanno capito che le tossicodipendenze sono una malattia del cervello, una malattia cronica recidivante, vuol dire una malattia più lunga di quanto pensino coloro che per esempio hanno pianificato che con l'Urod si cura in 24 ore o 12 ore. È una malattia cronica recidivante, vuol dire che dura molto e facilmente il tossicodipendente ricade in tentazione. Però dobbiamo anche dire che una malattia del cervello vuol dire anche una malattia con interazioni sociali, e allora dobbiamo intervenire non solo nel dare dei farmaci, ma intervenire nel tossicodipendente come uomo. Il tossicodipendente è anche un uomo che ha una famiglia, a volte non ce l'ha, ha un ambiente che lo porta a ricadere in tentazione. Quindi l'intervento deve essere, si dice, biopsicosociale. Io direi tutte queste tre parole hanno un significato quando chi le pronuncia sa quello che dice. Professore, che ne pensa di quelle organizzazioni che non hanno le cure mediche per la tossicodipendenza? Le organizzazioni, bisogna che chi fa una determinata attività dal punto di vista medico o sociale abbia anche la consapevolezza che deve dimostrare ciò che fa, e allora significa verificare: tu che dici di salvare, si usa così, un tossicodipendente, lo devi dimostrare, ma non in maniera aneddotica o autocelebrativa. Io ne curo non so quanti. No, fammi vedere se è vero. In altri termini, fortunatamente oggi la scienza si è mossa molto in avanti nel settore delle tossicodipendenze. Oggi, come probabilmente sapete, anche nell'alcolismo, che è la peggiore delle tossicodipendenze, la cura medica non è più punitiva, quella che si chiamava disulfiram o antabuse, che voleva dire punire chi disobbedisce. Io medico ti dico non bere, se berrai te ne pentirai. Il farmaco era improntato ad una ideologia moralistica. Ecco, malattia del cervello non vuol dire una cosa brutta, vuol dire riconoscere che effettivamente dentro il nostro cervello la droga o le droghe hanno modificato il nostro modo di pensare, le nostre emozioni, la nostra volontà. Professore, alla prossima volta, tanto sì. Siamo sempre su...